Salve a tutti amici e ben trovati, io sono Smitterry e eccoci qui per un nuovo episodio di The Discovery su Emitterry. Scoperte Emitterry, oggi andiamo a scoprire The Longing. La Durato, un gioco sviluppato da Studio Self e editato dalla Audio Application System Heidelberg, com'è? Heidelberg, scusate il nome in tedesco, non ricordavo, l'ho letto. Comunque, un gioco che è, proviamo a definirlo, la quarantena reale in un gioco, diciamo, abbastanza criptico. Infatti la trama parla di un nostro personaggio, sia Shade, so sarà il cantante, chi lo sa, che deve attendere per 400 giorni prima che il suo padrone si svegli. Infatti suo padrone è il re di un mondo sotterraneo che ha perso i poteri e che deve dormire per 400 giorni, come appunto la durata del gioco, per poter riprendere le sue energie. E in tutto questo potremmo aspettare ovviamente, scoprire gli anfranti, i posti segreti del regno sotterraneo, oppure fare qualcosa di differente, non so. Un gioco davvero adatto a questo periodo di quarantena, ma quanto ho capito, se noi dovessimo mettere in pausa e chiudere il gioco, il countdown riprenderebbe da 400, non da quelli che già passano. Quindi davvero sembra un gioco lunghissimo. Vedremo anche quant'è la velocità del gioco. Penso che sia la velocità magari più veloce di quella umana, che 400 giorni, quindi un anno dentro così a giocare, non penso sia possibile. Ma ragazzi, andiamo a giocare. Anzi, prima andremo a vedere i requisiti minimi del gioco. Ovviamente andrò a leggere per non commettere errori, perché sono tanti numeri. In più, questo gioco dà possibilità di giocare su tre sistemi operativi, sia Windows, Apple, iOS e Linux. Ma andiamo a leggere. Allora, per il sistema operativo Windows ci vuole un set o un superiore, bastante disco 1.2 GHz, idem per Mac che ha un OS X 10.9 o più, o Plus, non so se sia Plus o più, e Linux ha pure un Ubuntu 16.04, sempre tutto 2, ma garantire 1.2 GHz. Per quanto riguarda diciamo, le altre requisiti, sono tutti uguali, quindi andrò a leggere una volta uno che valga per tutti. Con scheda grafica, hai bisogno di una scheda grafica che garantisca una memoria virtuale di 1024 MB, quindi una scheda video con 1 GB almeno dedicato, una RAM da 4 GB, internet con banda larga e soprattutto 5 GB di spazio. Ma detto questo, e conoscendo la storia del gioco, andiamo a scoprire The Longing, non so che è Shade. Io davvero, se un gioco è davvero così, che sotto nelle profondità della terra giacciono i reami di un antico sovrano. Grazie. Ci va anche l'intro, ci vedete qua. Wow. Io non so se sentite qualcosa, io non sento probabilmente niente. Questo è il nostro mondo sotterraneo, che bello, con una grafica cartunesca che può piacere e non dà tante pretese, ma è a quanto piacevole da vedere. Ancora più giù, mamma mia, ecco qui, Studio Selfs presenta così The Longing, un gioco di Anselm Pità, quello che ha fatto il pane, fatto sì da NFG Bell and Futtenbrock. No, ha delle, diciamo, origini penso tedesche. Application System Heidelberg, dice un altro che è stato questo. Vediamo un po' se possiamo saltare. Ok, mi sa di no. Salta intro. Ok, meno male, meno questo. Cioè, sarei dovuto aspettare tutti i nomi che passavano. Intanto se questo va alla fine del gioco, non all'inizio. Ecco qui, questo qua è il nostro Shade. Ed ecco, guarda che bellino. Questa è la mia dimora, un ottimo posto dove passare i prossimi 400 giorni di attesa. Ma vediamo che il tempo si muove. Clicca adesso per chiudere. Ok. Noi possiamo spostarci con il tasto sinistro e quindi adesso fare le sette azioni. Devo prendere questa bella. Cosa c'è qui da prendere? C'è questo foglio. Allora, scegli un colore e un soggetto. Direi rosso. Ok, col deso rosso. Dovrei riuscire a trovare da che parte. Ah, ok, non ce l'hai. È mio padre. Disegna. Dai, su. No, che sta disegnando. Intendere. È un gioco. Oddio mio. Non c'è modo di velocizzare il tutto? Mi sa di no. Qui c'è anche la luce. La più luminosità possibile. Questo cos'è?
tastiera o guardare. Prendo il mouse, è quello, questo è l'audio, muto. Ma non c'è nessun audio. Cosa c'è questo? Niente. Questo è l'icona per rendere più piccolo, più grande e chiudere tutto. Ok, lui sta disegnando con molta calma suo padre, che davvero è splendido, un artista di altri tempi. Ed è stato solo 1 minuto e mezzo. Anzi, si è veloce a fare degli scarabocchi. Ma davvero così è il... cioè, disegno. Andiamo un po' moci magari, ma una visita più lunga magari. Che, allora, qui è usarci in questo con ricordare i luoghi. Ah, ok, ricorda, cammina dietro. Cammina un punto casuale. Questo è ricordati. Ah, questa è la cassa in pratica, ok. No, vorrei poter velocizzare il tutto se è possibile. Oh no, non voglio più disegnare. Basta, basta, chiudi, chiudi, chiudi. Va, qua che c'è. Basta. Basta. Oh. Sì, vabbè, io premo lui e lui disegna. Cammina, cammina. Cosa fa qui? C'erano le gocce. Andiamo da questa parte. Raccogli. Un pezzo di carbone, un fratello caduto sta tornando a casa. Molto interessante. Andiamo. Ma è molto, cioè... vai lì, vai lì. Vai, 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 vai. Bravo. Oh, questo deve essere il sovrano che sta dormendo. Buongiorno signore, come la va? Vedi che segue anche il mouse. Ma la brutta è che non c'è neanche un audio. Non so se sia problema mio che non sento, magari. Provo a fare un attimo una cosa. Provo a fare. Allora, ragazzi, io ho alzato il volume, ma c'è il volume, quindi per il gioco che non è sprovvisto di volume, oppure sono proprio io che il gioco non vuole ascoltarmi. Già ho avuto mille problemi per fare le cose qui. Riuscire a portare questo video è stata un'impresa oggi. Qua sono i libri, sono già i libri. Vediamo un po' che fa. Qua si siede. Oh, con molta calma. Allora, ah, non c'è niente di meglio che postare le stanche membra su una comoda poltrona che sembra quasi Mr. Burns, sembra quasi. Leggiamo un libro, dei pensieri, The Goose Girl, Tu Spock, Zarathustra I, sono Zarathustra, ok, Moby Dick, no, direi di andare, sinceramente. Tempo, dovrei leggere di più, sì, il tempo vola tanto velocemente, ma noi andiamo di qua. Andiamo un po' anche a scoprire un po' il tutto, cosa ci può garantire questo gioco oltre a... di qua ci può andare. Oh, 3 carboni. Ma posso passare questo tunnel? Io cammino in questa stanza ogni tanto ho bisogno di calore. Accendi fuoco. Fuoco normale. Ah, no, ah, ci vuole anche il carbone giustamente per poter. E qui non mi andai in giro per il quello con il camino. Bel camino, c'è tutta scala una terra così semplice semplice. Poi c'è il legno, no? Il carbone, qua che c'è. Prendilo. Altro pezzo di carbone. Quello è l'altro pezzo di carbone. Ma dove disegnare? Che noi con il freddo iniziamo a disegnare. Io vedo un gioco che suona musica. Vediamo se riusciamo a far suonare. Sente, si sente qualcosa. Suona, suona, dai. Suona. Tutti e quattro i pezzi di questo strumento. Primo tema di direttore con la musica. Al momento ne ho uno. Ok, pure. Quindi dobbiamo cercare anche dove trovare questi pezzi. Penso che l'ottavo sia la Kessir, quindi dobbiamo cercare di andare oltre. Cosa brutta è che non si può aumentare la velocità. Che ok, durata 400 ore, ok, ma 400 giorni, no, ore. Però cammina appunto su casuale. No, voglio camminare di qua. Vai sulle scale. Sveglia il re. Inizia il re, sta ancora dormendo. Devo rimanere in questo regno sotterraneo. Svegliato quando uscì il momento. Ma ci sarà un qualcuno ci è andato a fare questa cosa, riuscire a svegliare il re? Ne sono curioso, perché veramente non vedo se è stato possibile che un giocatore giochi 400 giorni consecutivi. Perché se gioco un solo che io stacco e il gioco non parte, c'è tutto il tempo del mondo. Eh sì, però vai. Dai, su, andiamo su, almeno questo. Dai, dai, dai. Sai, 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 come ci posso domani. Almeno facciamo un po' di pesi, dai, un po' di attività fisica. Di qua. Vediamo un po'. No, devo seguire. Mamma mia, che testa che c'ha questo. C'ha il testum. C'ha la mongolfiera. Questo per essere io. Dove finire?
Ah, ti piacciono le scale, eh? C'è solo queste scale, c'è in tutto il reame, penso. Solo queste hai visto fino ad ora. No, con molta calma. Guarda in alto. Mister Barnes. Cioè, vanno anche se vedete le torrote dopo il pilastro. E sono state solo 7 minuti circa, eh. Tanto, 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 eh. Vediamo un po'. Altre scale. Che bellezza. Lì c'è il carbone, c'è il fuoco. Ma veramente è splendida sta cosa. È un gioco che ovviamente pecchiene. Prendi il carbone. Sì, il carbone. Vai di qua. Prendiamo altro carbone. Che cade a terra così, tipo pioggia. Sì, lo so, anche io ho cose per terra. Ma tu non vai a prendere qualcosa a terra. Con molta calma. E abbiamo 6. Altro carbone. Ma io vedrei che qua c'è sopra. Prima poi andiamo giù. E ci teniamo il camino. Facciamo un bel falò. Ci mangiamo qualcosa, là c'è una porta. A quanto vedo, forse non posso. È l'uscita, forse. Però, da quanto descrive il gioco, penso ci può essere molto più di una sola, due sole stanze, cioè quella del re e quella nostra. Attraversiamo la porta, sì, attraversa. Ci vorrà molto, un po'. E dai, su, attraversa, dai. Attraversa la porta, dai. Un po' di forza. Ci vorrà un po'. E se, perché non puoi, scusami. Cioè, non ti fa. Non possiamo uscire. Ok, niente. Non possiamo uscire. Questo. Cioè, non riesco a cosa sia questo esattamente. Questo è nessuno che. Non c'è nessuno. Va bene. Questo è il nostro amico. Posso mettere una città un po' più lunga? Scusami. Potrei mettere un po' più. No. Cammina automaticamente. Vediamo un po'. Camminando automaticamente succede qualcosa. Oh, si è aperta la porta. Si è aperta la porta, che. Ah, devo aspettare, ho capito. Passare stendo un po', ma non aspettare che la porta si apra tutta. Si. Oh, mamma mia, pure il tempo di aspettare che si apra tutta la porta. Cioè, vedete, il gioco è fatto apposta, dice. Blasfemo. Sarebbe. Oh, che vado un po' giù, magari, così c'è. Ma è aperta. Su, attraverso. Dai, sei piccolino. Magro, 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 eh. Magro, magro, magro. Oh, sembra un ottimo posto per morire di solitudine, meglio semonizzare strade. Pure questo, un'ombra. Là c'è il coso. Là c'è un altro pezzo di carbone. Comunque, è un gioco splendidamente. Proprio tu non ti annoi a fare questo. Ecco, se sono una cosa, se la città si può regolare, perché c'è un po' più veloce il movimento del personaggio, già sarebbe meglio come gioco. Tu dici, ok, passi il tempo così, ma. Piano piano, ci sarà forse un modo, dai, ci deve essere un modo per aumentare un po' la velocità. Bene, queste finestre di rubino, anche se in teoria l'ha visto il carbone che non c'è, scomparso il carbone. Questo sarebbe meraviglioso e sicuramente un passatempo molto gratificante. Sì, ma il problema è che, figliolo, solo questo puoi fare. Sì, un fratello caduto, vai, 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 vai. Raccogliamo. Sì, un fratello caduto. Sì. Whee! Davvero un peccato sta cosa. Sono anche due porte. È bello che tutti passi il tempo a esplorare. Vediamo che il capo poi si distrugge dopo un poco. Allora, quale porta scegliamo? La 1 o la 2? La 1 o la 2? Dove c'è il carbone? Il capo punta alla 2 e quindi andiamo a prendere. No, io prendo l'altra. Cioè, neanche mi ascolta. Vedi che. Mamma mia. Beh ragazzi, direi che posso concludere qui questo. Ok ragazzi, ora sento l'audio. Potrebbe bene il gioco, si è riaperto tutto. E il gioco ho visto che continua. Quindi in pratica anche se noi usciamo dal gioco, questo va. Non è che è stato un po' lì, cioè che noi riprendiamo da zero, sarebbe stato. Dentro queste caverne, cosa non lo so nemmeno io. Non so neanche io cosa cerchi tu. Noi andiamo. E andiamo sulla prima porta. Prendi il carbone, bravo. Oh, sento anche i rumori, sento tutto. E questo è splendido. Già almeno il gioco ti rende un po' più, diciamo, apprezzabile. E il fatto che tu possa riprendere da. Cioè, il tempo passa anche quando tu sei fuori. È splendido contro questa cosa, poi. Ma penso che un po' sia passato. Ok. Sai che sembra? Sai quei pesci di quadri? È calda e bella. Ah, ma non è che ti piace. Sembra sai quelle specie di quadri che c'erano mille stanze.
più, diciamo, scalevano su, giù, destra, girate, quello lì. Ecco, sembra questa cosa che c'è, sembra. Che ogni volta tu vai in una scala e vai in un'altra scala. Oddio mio. Qui c'è qualcosa. Sabbiante. Raccogliamo. Gira. Ah, ok, posso fare anche il Roma. Io posso tornare dietro da qui, vediamo un po'. Ah, che poi lui fa solo. Questo è importante, che poi fa lui tornare a casa solo. Memorizzando le sale, sapere dove andare, fa tutto lui. Quindi noi, appunto, è una scoperta continua di questo posto. Andremo a conservare le sale. Durante troppe ore di pennichelle, quando le pennichelle già sono, cioè quando tu mangi poi c'è la pennichella da fare. Qui c'è una porta verde e lui va lì. Quindi alla fine possiamo salvare questa, scusami. Ecco. No, no. Ah, ok, questo di qua. Mia poltrona, lui pensava. Vabbè, è un gioco che almeno tu scopri le sale. Le memorizzi e poi lui ti fa tipo in autorun. E il fatto è che, ripeto, il tempo continui. Porca mia. Perdonate, purtroppo. E il fatto è che il tempo continui anche a noi che nel gioco ci è d'aiuto, perché, ripeto, stare tutto il tempo lì 100 giorni è impossibile. Va. Guarda qui che bello. Guarda che bella sala che c'è questa qua. Sarà pure questa. Cammino un punto casuale, no? Usando. Devo parlare da solo più spesso. Eh sì, anche io lo penso. Poi occhietti dolci, così. Sembra Mr. Barnes. Occhi grandi, testa calva, un po' i capelli, una nasa a punta. Oh, guarda come sono tornati. Interessante sta cosa. Quindi c'è questa. Da qui si sale su e poi si scende giù. Interessante questa cosa. Mi sembra di ricordarsi tutte queste cose. Comunque lui cammina con molta calma. Porta in stanza, accende il fuoco e lì ci sotremo. Che ripeto, tutto il tempo così, aspettare lui. No. A few moments later. Abbiamo anche questo punto qui, salviamo. Tac. Anzi, posso usare più i punti importanti. Beh, sono tutti importanti che tutti hanno delle porte per trasferirsi. Comunque, non so cosa. Guarda che è uno diverso anche della roccia al pavimento. È molto differente. Qui la sala del re. E cosa se lasciare anche sta? Perché alla fine la sala del re, appunto, porta qui. Porta. Sono tutte porte che portano qui. Quindi, alla fine, anche nelle stanze dove andare la sala del re, e la lascerei quella. 2000 years later. Ecco qui il gran capoccione. Siamo andati da lui. Musica epica. Ma senti anche lui che dorme. E allora sì che ha tutto un po' più di. Diciamo più di scena. Scenografia. Sembra quasi un. Ma quanto dorme, quanto russa. Io sto qui mentre lui dorme. Cioè, quando c'è un anno aspettare che lui sta lì. Un anno. Ecco perché ho sonno, che vedo lui che dorme, fa niente sonno, non capisco, è come i sbadigli che sono, diciamo, influenzabili, sono immischiabili, cioè, se sbadiglio l'altro a bocca aperta poi sbadiglierà, è così, e lui lo sanno, fa niente, voglio dormire, e allora è tutto calcolato, dai su, vai, vai shade, o shade, ombra, lo sbagliamo, tipo re, sono state 400 giorni, va bene, ma io mente. Non sei tutta questa energia. E mi sa che tu sei troppo debole. Addio. Ok. Dai, Shade. Chiamiamo Shade, così per ricordarci il nostro caro rapper italiano. Shade! Metti carbone, metti in pausa. Eccomi nel rosso lì. E siamo arrivati. Sì, ok. Non mi interessa. Vai qui. Guarda che sira.
Accendere il fuoco, così quasi. Sì. Carbone, fuoco blu, lapislazzuli e zolfo. Vediamo come è il fuoco. No, vabbè. Questi pietra focaia. E niente, ragazzi. Direi che con questa scoperta di DeLonghi, questo concludere qui, è un gioco che veramente riporta a chi vuole di scoprire, essere un po' calmo, e a molta calma, non è cosa, per me è troppo, troppo agitato. Insomma, è un gioco per chi ha tanto tempo, vuole calmarsi un poco, fa parte del gioco, più o meno scoprirà le varie sale del trono sotterraneo, del regno sotterraneo, e aspetterà di svegliare il re, vedendo cosa accadrà. Insomma, ragazzi, un gioco per chi piace la calma e chi vuole un po' passare il tempo, questo gioco lo consiglio. Comunque, invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. Se nel menu, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche dei video che usciranno. E vi ricordo anche di seguirmi su Twitch, dove fai live, e su vari social come Facebook e Instagram, così per sapere di più sul lavoro. E tutto questo, ragazzi, al prossimo episodio, dai prossimi terri, passa e chiudo.